Un saluto a tutti i campanari di YouTube. Ci troviamo a Fregona, sul campanile della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Abbiamo tre campane, fuse dalle poli di Vittorio Veneto in epoche diverse. Questa è la campana grande, un si bemolle 2 crescente. Diamo un piccolo tocco. Sembra la campana grande del Duomo di San Lorenzo di Mestre. Poi queste sembrano gemellate al Duomo di Mestre, anche se sono di fonderie diverse. Questa è la mezzana, il Do 3. Questa è maniglia, no, non mi ricordo, non mi intendo molto di maniglia di battaggi. E qua c'è una slabbratura. Se si dice così, però. È perché non so se è caduta giù da qui in cella, perché vedete qui, qua c'è una piastra, diciamo, è quella che mettono sulle maniglie, su in mezzo ai ceppi, per far tenere la campana, anche se le maniglie, cioè quando le maniglie sono rotte, diciamo, come la grande di Rosà. Vediamo un tocco alla media. Suona la mattina e la sera. La mattina e la sera, e a mezzogiorno feriale la piccola, non so perché, anche se sarebbe data questa a mezzogiorno, oltre all'Ave Maria mattutina e serale. Aspetta, facciamo così. Perché è un po' pesante. Così. Un Do 3. Questa è la piccola, il Re 3. Secondo me batte un po' alto questo battaglio. Stranamente sulla piccola e la grande ci hanno il cavo di acciaio, e la mezzana no. Boh, sarà, forse sarà questo il vecchio battaglio della, oppure no, no, non credo, perché questo è un poco più piccolo, poco più piccolo della. E diamo un tocco e attenti alle travi, scricchiolo un pochino. Oltre ad essere pesanti, sono anche freddi. bene. Qua su queste sono le montagne, colline e montagne della, nei dintorni di Fregona. Questo è il tetto della chiesa con la croce. E qua c'è una vela con una campana, cioè forse aveva una campana, ma adesso è stata tolta. Questa è Osigo. Questa è Osigo, parrocchia di San Giorgio Martire. Questa è un'altra chiesetta. Boh, credo sia inutilizzata, ma non lo so. Qua dovrebbe esserci Sarmede Muntaner. Dipende. Qua c'è, faccio vedere un attimo qua. Qua
qua dovrebbe esserci Cappella Maggiore, dove abbiamo ripreso prima per la messa festiva delle 9, più o meno. Forse sarà questa qui. Questa qui. No, no, è questa qui Cappella Maggiore. È questa è la Cappella Maggiore. Sono sbagliato. Questa qui non so, non lo trovo più, vabbè. Qua non mi ricordo, anzi non so, più che non mi ricordo. Sono le 20, dice 20, 23, tra poco devo suonare due campane. E qua c'è Vittorio Veneto, ma non si vede un pippi, non si vede, anzi no, aspetta. Dovrebbe essere sul Vittorio. Qua ci sono dei ragazzi che giocano a calcio. E qui altre colline, montagne. Questo è il cimitero. Adesso andiamo da qui, anche se sarà un po' impossibile. Au. E questi sono i fari per illuminare la cella campanaria di notte. Cavolo, aiuto, stavo cascando. Vabbè, qui c'è tutto l'abitato di Fregona e un po' di paesi dei dintorni. E questo è il comune. Il comune di Fregona. E basta, ritorniamo a Osigo. Ah, mi ero dimenticato. E la Campana Maggiore è stata fusa nel 1950, rifusa nel 1950. La Mezzana è la più nuova nel 1986. E la piccola è del 27, 1927. Adesso ascolteremo per la messa festiva delle 11, un'ora prima, a distesa sincronizzata di tutte e tre le campane. E poi alle 10:30, sempre dalla cella, ascolteremo due campane, penso le due piccole o le due grandi, ma credo siano le due piccole. Vedremo. E poi 5 minuti prima la riprenderemo dal basso. Ovviamente sono la trevigiana sincronizzata c'hanno i contrappesi su, perché il palco prima andavano un po' veloci, adesso vanno un po' lente, perché gli piace così. E ovviamente sono in manutenzione da Comini di Vopago di Montello. E niente, basta. A presto.